Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lui è Lorenzo Fontana, appena eletto presidente della Camera, viene criticato per le sue posizioni ultracattoliche e tradizionaliste, tanto che la premier in pectore Giorgia Meloni si sente in dovere di twittare. Agli esponenti di sinistra che stanno rilasciando dichiarazioni irrispettose ricordo che le istituzioni vanno rispettate sempre e non solo quando sono loro espressione. Aggredirle in questo modo è un'offesa allo Stato e alla volontà popolare. Ma quando a ricoprire quella carica c'era Laura Boldrini, cosa dicevano di lei i politici di destra, esponenti di quei partiti che ora andranno al governo? È il 16 marzo 2013 quando la Boldrini viene eletta presidente della Camera per la 17ª legislatura. Farò in modo che questa istituzione sia anche il luogo di cittadinanza di chi ha più bisogno. Il primo a commentare la sua elezione, il giorno stesso, è Matteo Salvini. Che faccia tosta la signora Boldrini, per anni ci ha dato lezioni sull'accoglienza agli immigrati e bla bla bla, e ora invece si scopre compagna e viene promossa alla poltrona di presidente della Camera, una vita spesa per inseguire e occupare cadreghe. Salvini parla così della presidente della Camera ai sostenitori della Lega a Cremona. C'è una sosia della Boldrini qua sul palco. Non so se l'hanno già esibita prima. Il leader della Lega lancia anche l'hashtag Sgonfia la Boldrini e su Facebook posta una foto della presidente della Camera e scrive: ipocrita, buonista, razzista con gli italiani, dimettiti. Pochi mesi prima, durante una manifestazione della Lega a Milano, il suo nome era persino in una canzone. Ma la Boldrini cosa fa? Ma la Boldrini cosa pensa? Ma la Boldrini quanto è brutta! Con tutti i problemi che abbiamo, l'incapace Boldrini pensa a cancellare l'incisione Mussolini Dux dall'obelisco del Foro Italico. Ricoveratela, scrive il 17 aprile 2015. Ma non c'è solo Salvini. Matteo Camiciottoli, sindaco leghista di Pontivrea, è stato condannato in primo grado per diffamazione nel 2019 a risarcire 20.000 euro a Laura Boldrini per questo post in cui commentava gli stupri avvenuti a Rimini. Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari gli mette il sorriso. Che ne pensate? Nel 2018 Alberto Campanella, allora capogruppo in comune a Genova per Fratelli d'Italia e candidato alle ultime elezioni nelle liste di Fratelli d'Italia in Liguria, riprende un commento a un suo post e definisce la Boldrini boldracca pietosa. Negli anni Laura Boldrini è stata vittima di una vera e propria campagna d'odio sul web, dove si sono diffuse anche tantissime fake news su di lei, come questa del 2017. La foto di un'attrice americana, Christine Ritter, con questa frase: questa è Luciana Boldrini, sorella minore del presidente della Camera Laura Boldrini, gestisce 340 cooperative che si occupano di assistenza agli immigrati, ma nessuno ne parla. Boldrini è stata costretta a smentire pubblicamente. La mia unica sorella, morta anni fa per malattia, non si è mai occupata di migranti. La futura premier, Giorgia Meloni, nel 2017 parla così di lei. Veramente Laura Boldrini non ha nulla da dire sui gravissimi stupri di Rimini commessi da un branco di vermi magrebini? Veramente in nome della difesa ideologica dell'immigrazione di massa è disposta ad accettare la violenza sessuale come un male necessario del multiculturalismo? La Meloni si cimenta anche in una divertita imitazione. È il 2018 e Laura Boldrini era ancora presidente della Camera.